d'accordo con le cose che diceva Francesco qualche minuto fa, perché sono il frutto di un percorso che noi facciamo da anni insieme. Quindi questa è la prima caratteristica che vogliamo sottolineare. Non stavamo su Marte e adesso vogliamo cambiare il mondo, siamo su questo mondo e proviamo con grande fatica a cambiarne piccoli pezzi per avere dei risultati che possono intervenire sulle condizioni materiali delle persone. Io vorrei, più brevemente possibile, diciamo, partire da due questioni. Il titolo di questa giornata mi sembra molto interessante, è da questi territori che deve partire la sfida del cambiamento, perché se non è da qua sarà dall'alto, e voi immaginate chi detiene il potere, voi immaginate chi ha i soldi, chi ha le industrie, legiferare contro se stesso. Immaginate che chi oggi detiene il potere usi la scure dell'austerità, questa roba che ci dicono che dobbiamo fare costantemente a proprio svantaggio e non a vantaggio, diciamo, dei cittadini, delle persone che soffrono la crisi quotidianamente. Quindi noi da qua dobbiamo partire, e dobbiamo partire con una consapevolezza. Guardate, noi non stiamo facendo una campagna elettorale e basta, noi stiamo provando a sancire un principio, e cioè che è possibile avere governi locali che non sono, come dire, in continuità con le politiche europee che ci stanno massacrando, che non sono in continuità con le politiche nazionali dei governi tecnici e dei governi Renzi e via dicendo, che ci stanno massacrando. Noi diciamo che a Napoli con Luigi De Magistris è possibile continuare la sfida del cambiamento. Questo è l'elemento, che mettiamo al centro del nostro dibattito, perché la domanda è: ma Napoli sta meglio o peggio del 2011? E io credo che Napoli stia meglio del 2011. Io credo che un cittadino napoletano onesto con se stesso e con la realtà non possa far altro che ammettere che Napoli sta meglio del 2011, nonostante tutte quelle difficoltà, tutte quelle criticità di cui giustamente parlava Francesco. Napoli rispetto al 2011 oggi sta meglio, è fuori dalla crisi rifiuti in maniera strutturale, non rischia di avere un inceneritore per quartiere come avrebbero voluto fare, ma soprattutto è riuscita a restare a dei livelli di avanzamento, di spinta in avanti, nonostante i continui tagli che vengono dal governo nazionale nella logica del governo amico e del governo nemico. Ma la sentite la parente? Parla di governo amico. Se lei dovesse diventare sindaco di Napoli, Napoli sarebbe bene perché avrebbe un governo amico. Ma perché i governi devono essere amici di questa o di quella parte politica, o dovrebbero essere amici dei cittadini? È un'aberrazione della politica parlare di governi amici e governi nemici. E però l'abbiamo visto che esiste questa cosa qua, perché il governo Renzi è stato un governo nemico di questa città. Dal commissariamento a Bagnoli al taglio dei fondi e a tutta una serie di misure che hanno provato ad ostacolare la sfida del cambiamento che abbiamo iniziato nel 2011. Noi quella sfida la vogliamo rinnovare, noi diciamo che indietro non si torna, né con Lettieri né con la Valente. Date, ma Lettieri è un imprenditore che ha collezionato soltanto fallimenti e dai quali si è salvato grazie all'intervento dei fondi dello Stato, dei soldi nostri. Ditelo ai lavoratori della GESAC all'aeroporto, ditelo ai lavoratori Alenia, ditelo a quella dell'Atitec, ditelo a loro se Lettieri è un imprenditore del fare, come va dicendo, posto che un imprenditore sia in grado di governare una città, posto che un imprenditore sia in grado di capire che non tutto è profitto, e che se ci sono delle cose per cui vale la pena spendere soldi pubblici,
come le pensioni, come il sostegno alle famiglie più deboli. Quei soldi vanno spesi, non ci dobbiamo vergognare di dire che quei soldi vanno spesi. E questa è la sfida che dobbiamo mettere in campo, cioè destrutturare proprio il linguaggio al quale ci stanno abituando, un linguaggio infame che mischia le parole, le fraintende, ne cambia il significato. Oggi la libertà, nella migliore delle ipotesi, è poter scegliere tra Tim e Vodafone. Ebbene, noi questa roba qua la dobbiamo scardinare, la dobbiamo rispedire al mittente, dobbiamo sancire nuovamente il significato delle parole, ed è per questo che ci dobbiamo impegnare in tutte le nostre iniziative a raccogliere per esempio le firme per i referendum costituzionali e per i referendum sociali. Questo è un impegno che noi dobbiamo assumere come cittadini prima ancora che come dire militanti e attivisti politici. Allora io vi invito, usciti da questa assemblea, oltre a votare Daniele Maffione, Elena Cocce, compagni che sulle municipalità sono impegnati come Francesco e via dicendo, ad essere voi stessi un'antenna, una risonanza per il lavoro che bisogna fare per scardinare questo attacco continuo alla democrazia e ai diritti che via via perdiamo. L'ultima cosa la voglio dire su Napoli in comune a sinistra. Lo diceva prima di me Francesco bene. Abbiamo evocato un'esperienza che qualche mese fa a Barcellona, mettendo insieme la politica diciamo più tradizionale e i movimenti sociali, ha vinto le elezioni. Una roba simile al 2011 a Napoli, no? Ha vinto le elezioni. Perché lo abbiamo fatto? Perché avevamo bisogno di un restyling del nostro simbolo? No, lo abbiamo fatto perché crediamo che l'unità della sinistra non debba essere una parola vuota, uno slogan che non significa niente, ma debba essere l'unità della necessità dell'innovazione, e quindi i partiti politici sì, si devono innovare, devono avere degli elementi decisionali più trasversali, più democratici, quindi l'innovazione, ma anche la capacità di organizzarsi, ma anche la capacità di dire che cosa si vuole fare e di praticare quello che si vuole fare, perché dirlo soltanto non basta. E allora mettere insieme questa cosa, mettere insieme i partiti della sinistra, mettere insieme i movimenti, mettere insieme le associazioni, io penso che nessuno possa contestare il fatto che non so, un candidato come Daniele Maffione venga dalle esperienze di movimento di questa società, dalle esperienze sociali, poi è anche iscritto a un partito, ma credo che questo completi la sua figura politica, non è che la mortifichi perché è iscritto a un partito. Allora noi queste cose le dobbiamo intrecciare e dobbiamo costruire i presupposti per costruire una nuova sinistra che non sia banalmente la somma delle debolezze, ma sia l'opportunità di costruire una forza. Ecco perché Napoli in comune. E guardate che se De Magistris vince le elezioni a Napoli e Napoli in comune ottiene un buon risultato, questa roba qua diventa un progetto nazionale, diventa la disarticolazione delle ambiguità di chi vuole stare un giorno col PD e chi no, di chi guarda Renzi o guarda da un'altra parte. Siamo chiaramente alternative al Partito Democratico, lo abbiamo dimostrato noi da tanti anni a questa parte, e vogliamo costruire la sinistra che lo è, perché deve portare le istanze dei lavoratori, delle classi più in difficoltà e via discorrendo. Ecco perché Napoli in comune a sinistra. E guardate, nel 2011, e qua concludo veramente, i nostri interlocutori politici ci prendevano un po' per i fondelli, lo possiamo dire. Dove andate con questo? De Magistris, avete già perso, siete già morti. Alcuni utilizzavano l'espressione siete cadaveri. Diciamo così, il giorno dopo le elezioni qualcuno si dovette ricredere. All'epoca eravamo in tre o quattro, non ricordo bene, in quattro a sostenere in coalizione Luigi De Magistris. Oggi Luigi, al netto delle defezioni che noi tutti conosciamo, è sostenuto da 12 o 14 liste. Cioè, quindi un consenso che si è ampliato. Questo è un bene, però attenzione, quando i consensi diventano così grandi diventano anche più eterogenei. E se noi vogliamo che il sindaco continui ad essere il garante del programma del 2011, che è un programma fortemente radicato a sinistra, allora insieme a Luigi dobbiamo votare Napoli in comune a sinistra.
e non me ne voglio, non me ne vorranno gli altri candidati se aggiungo che ci sono compagni e compagne dentro a quella lista che sono l'espressione del percorso della sinistra napoletana. E alcuni ne abbiamo qui al comune come Elena Coccia e Daniele Maffione, altri ne abbiamo sulle municipalità. Ebbene, il mio appello di voto accorato è per queste persone, ma guardate, non è solo un appello di voto, è anche la richiesta di far vivere la campagna elettorale. La campagna elettorale o è un processo nel quale tutti noi ci sentiamo coinvolti ed è un processo partecipativo, oppure diventa quella roba per cui qualcuno va a chiedere il voto per un interesse particolare. Noi invece abbiamo a cuore l'interesse generale, per questo che vi chiediamo non solo di votare, ma anche di fare campagna elettorale, ma anche di investire tempo, voglia e passione per far andare in giro il simbolo di Napoli in comune a sinistra, che però è chissà, perché quello trae un po' come in inganno, diciamo così, di Napoli in comune a sinistra e dei candidati della lista. Grazie.